qui la Fratres in qualche modo è anche questo che dice, siamo uniti nel cercare di essere utile l'uno all'altro, la donazione del sangue è fondamentale, quindi chiudendo questa chiacchiera ricordiamo che donare il sangue è molto molto importante, salva le vite e aumenta la qualità anche della vita del donatore, perché fa anche bene, per chi lo può fare chiaramente, donare fa bene sia alla salute che all'anima. Non poteva mancare Pupo nella sua Ponticino per un giorno così carico di significati. La sezione Fratres di Ponticino, con una cerimonia religiosa nella chiesa del paese, è stata intitolata a Don Luigi Granelli, cofondatore assieme a Massimo Borri della stessa sezione e figura carismatica per tutta la comunità. Enzo Ghinazzi compreso. Sì, assolutamente, Don Luigi Granelli, storico parroco di Ponticino, ha passato tutta la vita qua, circa 70 anni a Ponticino, per cui io ho vissuto sempre con lui, e ho cominciato a cantare qui con lui, e ero diciamo la prima voce del coro parrocchiale. E mi ha fatto scuola di religione quando, non so se oggi si usa ancora, quando il parroco faceva scuola anche di religione, catechismo alle elementari e alle scuole medie, e io ho avuto sempre Don Luigi, ho passato la mia vita con lui, anche quando mi sono sposato, poi non è stato lui a sposarmi perché mia moglie è del Casentino, di strada in Casentino, ma lui è stato sempre presente ai battesimi delle mie figlie. Insomma, ha battezzato anche me, quindi fantastico. La giornata è stata l'occasione per ribadire l'importanza della donazione di sangue. Il territorio aretino fa da traino per la Toscana, l'autosufficienza non è poi così lontana. In questa ottica la Fratres di Ponticino, con i suoi oltre 800 soci e quasi 600 donazioni all'anno, è indubbiamente un bel esempio da seguire. Su 1000 persone, su 1000 italiani, i donatori sono 22, quasi 23, e sicuramente Ponticino questo limite lo supera ampiamente, quindi dimostra, come dicevo prima, non solo la capacità organizzativa, o meglio sicuramente la dimostra, ma dimostra anche che l'associazione Fratres è ben presente nel tessuto connettivo della città, del paese, e riesce quindi a coinvolgere un numero superiore di persone, e quindi complimenti per questo dato. Il momento più critico rimane quello dell'estate e poi la sfida per il futuro, coinvolgere sempre più giovani. Per le donazioni e per chi ha bisogno di sangue non ci sono periodi di ferie, e quindi bisogna essere sempre pronti e attenti per essere presenti là dove c'è bisogno. Appunto, l'apertura domenicale in una vita in cui ormai l'organizzazione è veramente molto frastagliata, non ci sono giorni di riposo per tutti o di lavoro per tutti. In questo caso voi siete un punto di riferimento importante, voi come le altre associazioni, anche per i centri trasfusionali. Certo, sì, anche nelle aperture domenicali, che non ci sono i soliti posti e le solite presenze di tutti gli altri giorni, però devo dire che riusciamo insieme alle altre associazioni a avere degli spazi per gli appuntamenti, di ognuno deve avere il suo posto per poter fare questa donazione anche di domenica, perché ci sono anche il mondo del lavoro, purtroppo è cambiato tantissimo, e quindi c'è bisogno anche della domenica. Bisogna spendere qualche parola di più per cercare di convincere i giovani ad avvicinarsi a questo mondo. Donare il sangue dà soddisfazione proprio dal punto di vista del ruolo che uno si sente di ricoprire in quel momento. Senti di aver fatto un gesto reale, non è, hai capito, una presa di posizione, una solidarietà espressa a parole. Sono proprio fatti concreti, vite salvate, quindi questo è importante.